tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Stupri di Rimini, convalidato l'arresto per Guerlin Butungu, custodia cautelare in carcere anche per i tre complici minorenni. Abusivismo a Pesaro, sequestrati lettini e ombrelloni fissati alla recinzione della pista ciclabile. Allagamenti, AZ Spa e il Comune rispondono alle polemiche e rassicurano presto i primi risultati. Sicurezza in città, l'opposizione fanese minaccia di rivolgersi alla Procura, non è stato attuato il decreto Minniti. Tagli sul trasporto per dializzati, la denuncia di Fratelli d'Italia che attende risposte dall'area vasta e dal sindaco Seri. Domenica si presenta alla città la nuova darsena borghese che torna al suo splendore dopo i lavori di restauro. Buonasera e benvenuti sul canale 17 del Digitale Terrestre. Questa sera apriamo il nostro telegiornale Occhio alla Notizia con gli stupri di Rimini, perché il GIP Vinicio Cantarini ha convalidato l'arresto di Guerlin Butungu, il ventenne congolese che frequentava anche la città di Fano, accusato di aver commesso due stupri nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi. La custodia cautelare in carcere è stata decisa anche per gli altri tre indagati, i due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e il nigeriano di 16 accusati in concorso con Butungu. Il congolese continua a negare di aver partecipato agli stupri e scarica la colpa sui tre amici, cambiando versione rispetto alle prime dichiarazioni rese ai magistrati. Inoltre, dagli interrogatori dei tre giovanissimi sarebbero emersi dettagli raccapriccianti su come il gruppo ha agito. Le violenze sessuali nei confronti delle due vittime sono state brutali e ripetute. Questa mattina invece all'alba la Guardia Costiera di Pesaro ha sequestrato una notevole quantità di attrezzature fissate alla recinzione di delimitazione della pista ciclabile in direzione sud Pesaro-Fano. Una vera e propria attività di bonifica, quella dei militari che hanno rimosso numerose poltroncine, sdraio, lettini, ombrelloni fissati con catene e lucchetti, quasi a tappezzare la recinzione della ciclabile sul demanio marittimo. Ora sono in corso gli accertamenti per capirne l'esatto utilizzo, cioè se erano destinati alla bagnazione da parte dei cittadini o se venivano utilizzati come una sorta di supporto alle attività degli ambulanti non autorizzati. Inoltre i militari hanno proceduto al sequestro di due banchi posti nella spiaggia libera adiacente all'ex colonia delle Poste a Valle di Viale Trieste, davvero numerosi pezzi tra bijou e accessori vari abbandonati dagli ambulanti che si sono rapidamente dileguati senza poter essere rintracciati. Adesso torniamo a parlare degli allagamenti che si sono verificati lo scorso fine settimana a causa della pioggia. Infatti per il Comune e AZ Spa, che oggi hanno risposto alle polemiche, ben presto si vedranno i primi risultati dei lavori in corso. Non accennano a cessare le azioni e reazioni in seguito agli ennesimi allagamenti dovuti alle piogge di fine stagione che hanno mandato sott'acqua la vituperata via Pisacane e l'immancabile sottopasso del Lido che, puntuali come orologi svizzeri, presentano sempre il medesimo scenario pluviale che da anni è sotto gli occhi di tutti dopo una pioggia poco più che intensa. Al coro di disappunto e proteste di cittadini, operatori commerciali e forze politiche arriva puntuale il contraltare di risposte rassicuranti e didascaliche di lavori e buone intenzioni sulla situazione. È di queste ore il perentorio stop agli allagamenti, diramato a mezzo comunicato stampa congiunto dai diretti interessati alle invettive social-politiche di queste ore, ovvero Comune ed ASET. Se si suscitano priorità errate, si ottiene di fare solo confusione, si legge nella nota. L'amministrazione fanese sta lavorando per risolvere il problema degli allagamenti e ben presto saranno apprezzabili i primi risultati. Tutto bene, tutto bello, se non che resta da capire il ben presto a quando sarà e in che misura i risultati saranno apprezzabili.
Vuol dire sottopasso del Lido passabile senza un canotto a remi e niente paratie e allagamenti in via Pisacane? O dobbiamo aspettarci il prossimo diluvio o scenario poco meno che accettabile? Non resta che aspettare la prossima pioggia. Nella nota congiunta per la parte didascalica, Comune ed ASET citano le fonti possibili degli apprezzabili futuri risultati, ovvero sia i lavori di prolungamento dei due scolmatori all'altezza di Viale Ruggeri e Via del Bersaglio a Sassonia, che avranno, dice testualmente la nota, effetti positivi non solo sulla balneabilità, ma anche sul rilascio dell'acqua piovana nella zona di Via Pisacane, giusto appunto. E sulla tempistica ASET rassicura tutti con un «e per questo abbiamo deciso di realizzare i lavori nel più breve tempo possibile». Unità di misura questa, temporale, molto precisa, in effetti. E poi arriva immancabile la bacchettata, le cassandre ai detrattori che in queste ore hanno fatto sentire la loro indignazione per quanto nuovamente visto. E la nota quindi recita: alcune polemiche mescolano in modo improprio le carte dei progetti sugli scolmatori, suscitando priorità errate. Si evidenzia così un approccio approssimativo ai problemi e tutt'altro che costruttivo. Questo tanto per controbattere a coloro che auspicavano una priorità nei lavori sullo scolmatore di Viale Ruggeri, perché se fosse stato realizzato prima, si legge e continua la nota, non avrebbe evitato la necessità di realizzare le altre due opere. Partita chiusa quindi, nessun cenno al collettore fognario, sempre richiesto dai residenti, sempre che non arrivi una pioggia un poco più intensa. E nel caso che il più breve tempo possibile e gli apprezzabili risultati non siano ancora efficaci, munirsi di pinne e maschera. E l'azienda sanitaria unica regionale, l'ASUR delle Marche, ha attivato un percorso attraverso un gruppo tecnico con l'obiettivo di mettere in campo un'adeguata copertura vaccinale negli operatori sanitari. L'intenzione, spiega Alessandro Marini, direttore generale dell'ASUR, è quella di realizzare una costante sorveglianza negli operatori dipendenti. Si parte con una serie di campagne di comunicazione, formative e informative per il personale, al fine di diffondere la strategia che l'azienda intende adottare per raggiungere l'obiettivo prefissato, e saranno definiti anche il cronoprogramma dell'attività, l'offerta vaccinale e la gestione delle inadempienze. Invece, in merito ai tagli sul trasporto sanitario dei pazienti dializzati, è intervenuto oggi Stefano Polegioni di Fratelli d'Italia, che chiede una risposta ufficiale da parte dell'Area Vasta e del sindaco di Fano Massimo Seri. Allora, voi come componente politica della città siete fortemente preoccupati per la situazione del trasporto dializzante? Sì, noi siamo venuti a conoscenza di questo ennesimo e assurdo taglio a danno dei sofferenti, no? Perché i dializzati comunque sono persone che hanno dei problemi fisici non indifferenti, e sul riguardo al trasporto da parte delle ambulanze. E riteniamo che questo taglio sia un taglio veramente fuori del normale. Tra l'altro, attraverso il trasporto delle ambulanze loro hanno l'assistenza comunque di due operatori che sono abilitati ad essere anche soccorritori, che più volte dopo la dialisi sono dovuti intervenire. Abbiamo chiesto sia noi al sindaco che all'opposizione in consiglio comunale di interessarsi per far sì che questo taglio non accada, ecco, non venga veramente preso in considerazione. Non abbiamo avuto, come al solito, come in altri casi, risposte dal sindaco. Ci aspettavamo una risposta dai responsabili di Area Vasta su questa scelta, e invece abbiamo visto l'interessamento dell'assessore Bargnesi dicendo che ad oggi funziona tutto regolarmente. Ci conferma attraverso il suo interessamento che fino al 30 settembre, dopodiché non si sa. Infatti noi denunciavamo questo proprio perché da qui andando avanti ci sarebbe stata questa scelta. Tra l'altro rimango perplesso dell'interessamento dell'assessore Bargnesi, che da quello che abbiamo visto è anche in conflitto di interessi, perché dal suo curriculum risulta che è dipendente di Area Vasta. Quindi vogliamo delle risposte dal primo cittadino, e comunque vogliamo una risposta anche dai responsabili di Area Vasta.
E una parte dell'opposizione fanese invece minaccia di presentare un esposto alla Procura della Repubblica perché, dicono, a Fano non è stato attuato il decreto Minniti sulla sicurezza. Sentiamo. Tema sicurezza, un tema disatteso secondo voi? Beh, certo, noi ci siamo già intervenuti 3 volte su questa questione e ripresentiamo un'altra mozione perché il sindaco in Consiglio Comunale ci ha detto che non vuole applicare la legge 14/2017 che è meglio conosciuta come decreto Minniti, con tutte le inclinazioni, poi tutti i vari articoli che possono essere applicati sul territorio che invece noi vorremmo che in qualche maniera si iniziassero a applicare sulla città di Fano, a iniziare dall'aumento ad esempio che è previsto dei vigili urbani all'aumento dell'orario che i vigili urbani possono fare di controllo del territorio fino alle 4 di mattina, quindi tutta una serie di interventi che possono migliorare la percezione di sicurezza che in questo momento in città non c'è. Tra l'altro dopo l'accadimento di Rimini, questo stupro, questa efferatezza di questi 4 soggetti, dei quali uno proprio circolava liberamente sul territorio fanese, la percezione di sicurezza è ancora minore. Quindi contro queste bestie non c'è nessuna giustificazione. Qualcuno in realtà l'ho sentita da parte di una certa sinistra, nessuna giustificazione, ma il sindaco ha l'obbligo di migliorare la percezione di sicurezza, ma anche di migliorare la sicurezza vera e propria del territorio che in questo momento non c'è. Ecco, altra questione aperta secondo voi è quella del Grizzly che è lì impropriamente, a un vostro parere? Beh, noi abbiamo fatto una serie di interrogazioni, di richieste al sindaco dicendo cosa volete fare. Alla fine hanno fatto una mezza delibera che non si capisce bene cos'è, sulla quale abbiamo chiesto delle risposte che non ci sono state date. Gli uffici ci hanno omesso i documenti che certificano il fatto che questi possono stare lì. Invece chi fa attività politica, si sa per legge, non può detenere immobili pubblici, mentre questi soggetti fanno attività politica, ma fanno anche concerti, musica, attività commerciali che, a differenza di questi, ad esempio quest'estate, alcune attività che fanno musica nelle nostre spiagge sono state chiuse dalle forze dell'ordine, ma anche dall'amministrazione che non gli ha dato e concesso i permessi. Allora noi chiediamo, è ancora possibile accettare una situazione di questo genere? Secondo noi no, per cui se non ci daranno risposte presenteremo un esposto in procura. Non abbiamo altri strumenti per poter agire in tutela dei cittadini e di tutte le persone che onestamente portano avanti la loro attività. Cambiamo argomento. Nel decennale della morte, la città di Pesaro intitola a Luciano Pavarotti la spiaggia di Baia Flaminia. La cerimonia si svolgerà domani alle 18:30 e da quel momento il tratto di litorale assumerà la denominazione di Lido Luciano Pavarotti. A Pesaro, città della musica, il grande tenore aveva una villa con piscina sul colle San Bartolo, ora sede di una residenza artistica. Da quella villa Pavarotti vedeva la spiaggia che gli sarà dedicata. Domenica invece l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia presenterà alla cittadinanza i lavori di restauro della darsena borghese. Il sindaco intanto ribadisce la volontà di realizzare un'unica passeggiata che colleghi questo monumento alla Rocca Malatestiana e al porto di Fano. Sentiamo i dettagli e anche le varie iniziative che poi verranno organizzate in questo servizio di Lino Balestra. Domenica 10 settembre alle ore 18 riaprono i locali della darsena borghese, ripristinati dall'ANMI che ora ha lì la sua sede sociale, dopo che il comune ha messo mano alla sua terrazza nella parte superiore, rimettendo così a posto e completando un'importante ristrutturazione per questo sito patrimonio della città di Fano. I lavori, per un ammontare di spese di quasi 50.000 euro, interamente finanziati dall'associazione con il contributo sostanziale di 2 imprese locali, sono durati quasi 3 mesi ed hanno ridato allo stabile il suo aspetto originario.
L'ANMI, che con i suoi associati ha monitorato tutta la parte esecutiva dei lavori, in concerto naturalmente con la sovrintendenza ai beni culturali, ora vorrebbe che questa opera di ripulitura e risistemazione degli spazi interni possa anche servire per un rilancio della struttura a beneficio della cittadinanza e non solo come sede dell'associazione. Del resto, gli ampi spazi interni sono già stati in passato sede di importanti mostre ed esposizioni. Ricordiamo una delle ultime di maggior successo, quella riguardante un altro pezzo di storia recente fanese, il mitico ristorante La Lanterna Azzurra, che negli anni 50 e 60 è stato meta del jet set internazionale e se non anche di cantanti e attori di grande fama. In tutto questo l'amministrazione comunale non può che gioire per l'azione del privato, mirata al bene pubblico come oggetto dei propri service a beneficio della collettività intera. Sto pensando ad un progetto di valorizzazione, grazie anche alla collaborazione di alcuni soci della stessa ANMIL, attraverso anche la partecipazione a dei bandi collegati al GAC, ex GAC, per la valorizzazione della passeggiata, perché stiamo pensando alla valorizzazione della Darsena Borghese fino al faro, pensandola, arredandola con le giuste illuminazioni, con alcune idee che renderanno quel posto ancora più suggestivo. Però ecco, consentitemi di spendere ancora una parola di ringraziamento, di affetto e di stima e di plauso pubblico all'associazione ANMIL, perché veramente hanno fatto e stanno facendo qualcosa di straordinario. E adesso ci spostiamo a Serrungarina, nel comune di Colli al Metauro, dove lo scorso fine settimana si è tenuta la 22esima edizione della festa della Pier Angelica. Agli inizi di settembre ogni anno a Serrungarina si tiene la festa che celebra il suo frutto, la Pier Angelica. L'evento ha animato il centro storico sabato e domenica scorsi con botteghe e locande fra degustazioni, spettacoli, stand con prodotti tipici locali e spazi dedicati all'arte. La produzione della Pier Angelica è unica a livello nazionale ed è grazie alla passione degli agricoltori del territorio che si è riusciti a promuovere sempre più questo pregiato frutto giallo-rosso. Bilancio posso dire che è un bilancio positivo, visto gli eventi atmosferici. Sono più che soddisfatto dell'affluenza di pubblico che abbiamo avuto a questa manifestazione. Non pensavo proprio che, dato, ripeto, le condizioni meteorologiche, ci fosse tutta sta gente alla festa. Tutto sommato è andato tutto molto molto bene. E la Pier Angelica invece, insomma, quest'anno parlavamo di un'annata non semplice, ma che ha dato dei buoni frutti. La Pier Angelica, nonostante la siccità, si è comportata bene, diciamo tra virgolette. Il prodotto è venuto di qualità, bello, sodo e di ottima qualità. L'evento è stato organizzato dalla Proloco di Serrungarina con la collaborazione dell'Associazione Produttori di Pier Angelica e del Comune Colli al Metauro. Il neosindaco Stefano Aguzzi ha ribadito la volontà di lavorare a un progetto, una rete fra produttori, istituzioni e associazioni per valorizzare ancor di più le eccellenze locali, creando ad esempio un tour di alcune giornate con un percorso enogastronomico e culturale che si possa snodare fra le vie, luoghi, monumenti e aziende dei vari borghi. Una sinergia dunque da realizzare nei prossimi mesi e grazie alla quale ne potrebbero beneficiare sia l'economia locale che l'offerta turistica. Io ho proprio un progetto in mente dal prossimo anno, li voglio chiamare i borghi della qualità, ne ho già parlato in più occasioni, perché a Colli al Metauro, cioè negli ex comuni di Saltara, Serrungarina e Montemaggiore, ci sono 5 borghi meravigliosi. Uno è questo qui di Serrungarina, Barni, Pozzuolo, Saltara e Montemaggiore, che vanno assolutamente messi in rete, ognuno con le sue specificità, ognuno con le sue eccellenze, e fatti conoscere, proposti anche al turismo, un turismo che ama questi luoghi belli, un turismo che ama l'ambiente, la natura, la tipicità dei prodotti, come oggi di fatto sta avvenendo qui con la Pier Angelica e con anche tanto di buono che c'è sul territorio, perché ci sono molti espositori non solo di Pier Angelica.
E questa sera, come sempre, trasmetteremo una nuova puntata di Box, poi in cucina con lo chef. E siccome ieri sera abbiamo avuto qualche problema tecnico per la messa in onda, trasmetteremo lo speciale dedicato alle attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportfly. Intanto avete visto il numero di cellulare nel quale potrete mandare tutte le vostre segnalazioni. Il nostro telegiornale finisce qui, grazie e arrivederci a domani.